Il Torino, eccolo nel consueto prepartita, s'era preparato alla vittoria. È finita 0-0 e l'allenatore Radice, nel commento finale, dirà che la sua squadra ha giocato bene e può recriminare le migliori occasioni da rete. In verità queste occasioni il Torino le ha avute soprattutto nel primo tempo, con la spinta costante di Pecci, l'ottima vena di Sala e l'impegno di Graziani e Pulici, che hanno costretto la Sampdoria a una difesa a volte affannosa. Ecco ad esempio un salvataggio in due tempi di Cacciatori con tiro finale di Pulici. Ed ecco uno spunto di Salvadori per Zaccarelli con intervento di Leli proprio innanzi al portiere. Castellini per contro è stato molto bravo a parare su Magistrelli sul seguito di un calcio di punizione, nonché il tiro di destro al volo di Saltutti. Pulici conclude il primo tempo con una elegante girata di tacco che ha il solo difetto d'essere di poco alto. Migliore la Sampdoria del secondo tempo, attenta con Zecchini, più aperta con Orlandi e con Valente, quest'ultimo attivo sia nel gioco di manovra che nelle conclusioni. E questa migliore Sampdoria ha avuto con Tuttino forse la migliore occasione di rete di tutta la partita. Castellini devia in angolo. Corre l'ultimo pericolo su spunto di Sala la difesa sampdoriana, ma Pulici conclude alto e la partita termina sullo 0-0.